Puntata numero 100, cento... puoi... ecco, puntata numero 192. Vai. Stiamo riflettendo sul secondo inganno delle tre S di inganno: no? da cui dobbiamo essere e stare attenti nella vita: i soldi, il sesso e il successo. Dei soldi, già abbiamo detto in maniera abbondante del sesso stiamo dicendo qualcosa. E questa sera vorrei farmi aiutare da un gesuita che è un esperto e che ho già citato eh, qualche puntata fa, questo gesuita che si chiama Giovanni Cucci, in un articolo della Civiltà Cattolica, questa bellissima rivista che eh, è ormai un'antica ma prestigiosa rivista, in cui è possibile aggiornarsi, leggere, studiare, approfondire non solo il magistero della Chiesa, non solo la, la, la parola del Papa, ma vari argomenti proprio attraverso l'occhio della fede, attraverso l'occhio del Vangelo. Bene, ecco. In questo la civiltà cattolica aiuta anche i cristiani a leggere, per esempio, la spiritualità del dono nell'esercizio della sessualità, la spiritualità del dono nell'esperienza nell del proprio corpo. E che cosa dice Cucci? Forse lo faremo in più puntate perché è una citazione non eccessivamente lunga, ma è profonda e quindi non voglio eh, eh, imbruttirla con le mie, le mie riflessioni, però di tanto in tanto dirò qualcosa. Padre Giovanni Cucci scrive, si può dire che il vizio della, della lussuria a prima vista, proprio della sfera biologica, presenti caratteristiche soprattutto culturali. La lussuria infatti Legata essenzialmente alla fantasia e all'immaginazione, trovando stimoli e suggestioni nei mezzi di comunicazione. televisione, romanzi, riviste, film. Il rapporto tra lussuria e immaginazione diviene ancora più evidente qualora si prendano in considerazione disturbi da dipendenza da Internet. Qui l'immagine e soprattutto la sua rielaborazione fantastica finiscono per assorbire completamente la mente del navigatore fino a spegnere del tutto non solo il desiderio sessuale ma ogni altro tipo di interesse e attività. Che cosa ci ha detto padre Cucci? Che il sesso, distaccato dall'amore, la lussuria, non è solo un fatto e non appartiene solo alla sfera fisica, biologica, ma ha una grande, eh, come dire, una grande eh, dipendenza da fattori culturali. Domani continueremo a riflettere su questo aspetto veramente molto importante. Ciao a tutti!